lavorare in sicurezza è un diritto che devono avere i lavoratori ed un dovere di chi organizza il lavoro. Il problema è che occorre sempre non abbassare l'attenzione, perché se si abbassa l'attenzione succedono gli infortuni. Gli infortuni e le malattie professionali non avvengono per caso. Quando avviene un infortunio c'è qualcosa che non è stato fatto come doveva essere fatto. Si è parlato di sicurezza nei luoghi di lavoro all'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo. L'azienda sanitaria, infatti, ha organizzato un seminario sulle modifiche al decreto legislativo 8108, rivolto in particolare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alle figure della rete di prevenzione aziendale e alle parti sociali. Le modifiche sono diverse. Intanto c'è un nuovo ente che fa la formazione, che fa la prevenzione nei luoghi di lavoro, la vigilanza nei luoghi di lavoro, che è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a quale sono state attribuiti le stesse competenze nostre. Ma poi dal punto di vista proprio reale dell'attività ci sono diverse modifiche. Le più importanti potrei dire che sono alcuni obblighi e responsabilità date in più a datori di lavoro, dirigenti e preposti. Un elemento molto forte che caratterizza la prevenzione è la formazione e queste novità introdotte dall'ultima norma vanno a potenziare, a richiedere il potenziamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per tutte le figure dell'azienda, dai lavoratori, i preposti, i dirigenti e soprattutto, e questa è la novità vera in materia di prevenzione e di formazione, la formazione dei datori di lavoro.